nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Regina degli angeli, regina dei patriarchi, regina dei profeti, regina degli apostoli, regina dei martiri, regina dei confessori della fede, regina delle vergini, regina di tutti i santi, regina concepita senza peccato originale, regina assunta in cielo, regina della famiglia, regina della pace, regina del Santo Rosario. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Sia lodato Gesù Cristo. Viviamo in una società che è uscita dalla giusta strada e pertanto soffre perché non capisce più il senso della vita e lo scopo della vita. Mi limito a citare tre testimonianze dell'attuale sbandamento e comincio da un celebre giornalista, Eugenio Scalfari, che ha detto, ascoltate queste parole: io non credo che il ruolo della specie alla quale io appartengo sia superiore a quello delle api o delle formiche o dei passerotti. Ci pensate? Che senso ha la vita allora? Un'altra citazione. Paolo Flores d'Arcais, noto ateo contemporaneo, sulla rivista Micromega, che è la rivista degli atei, ha scritto, sentite, sono cose agghiaccianti, noi sappiamo, dice lui, chi siamo? Siamo una scimmia modificata, frutto di un errore di trascrizione del DNA, anzi di molti errori nel corso del tempo, avvenuti per puro caso. E aggiunge, sappiamo che non andiamo da nessuna parte, sappiamo cioè perfettamente che nel cosmo, nel mondo, non c'è scopo alcuno. C'è da rabbrividire. Eppure questi sono pensieri che circolano, Circolano. Pensate, terza citazione, Pier Giorgio Odifreddi, un matematico torinese, anche egli ateo. Non posso leggere tutta la lunga citazione, mi limito alla fine dove dice: aspetto soltanto la dissoluzione della morte, ma non aspetto un'altra vita in un mondo che non verrà. Libero di credere questo, liberi noi di credere diversamente. Allora capite che in questo contesto è possibile per noi credenti essere presi dallo scoraggiamento, ma non deve accadere. Più c'è buio e più dobbiamo essere fieri di avere in mano la luce. E dobbiamo tenere alzata la lampada della fede. E per stimolarvi e per aiutarvi a cogliere la bellezza della fede, io prendo alcune parole oggi molto usate, ma che si sono sporcate a motivo di questo clima materialista nel quale noi viviamo. E prendo queste parole e le porto nella casa di Maria, nella luce di Maria, e lì ritrovano il loro splendore. Comincio la prima parola, la parola bellezza. Quanto si parla di bellezza? Oggi c'è il culto della bellezza, si fanno gare di bellezza, si assegnano premi di bellezza, si fanno interventi chirurgici per avere più bellezza e così via. Ma cos'è la bellezza? Vi rispondo con un episodio che ho vissuto in prima persona quando ero a Loreto. Avevo presieduto la processione eucaristica nella piazza del santuario nel pomeriggio
e durante la processione mi accorgo che a un certo punto la gente non guarda più verso il Santissimo, ma tutti guardano in fondo alla piazza. E io mi chiedevo, ma cos'è arrivato mai? Terminata la processione, chiamo il padre Cappuccino, che mi aveva aiutato per i canti, e domando, ma che è successo? Perché la gente si è distratta? Lo vedo un po' imbarazzato e poi mi dice, guardi, le devo dire la verità. Sono arrivate alcune ragazze che partecipano al concorso di Miss Italia a San Benedetto del Tronto e la processione eucaristica è saltata. Mi viene un'idea. Dico al padre, senti, vai in piazza e annuncia al microfono che l'arcivescovo presenta Miss Italia. Lo vedo un pochettino imbarazzato e gli faccio, dammi retta, obbedisci. Lui va in piazza e dice, guardate, io non so cosa è successo, ma l'arcivescovo mi ha detto che deve presentare Miss Italia. Io vedo la gente che torna indietro, anche dal corso, torna tutti indietro e si riempie di nuovo la piazza. Arrivato a quel punto dico, ecco Miss Italia. Era una mamma della Calabria che veniva tutti gli anni con due figli handicappati mentali, che li stringeva al petto con un affetto che commuoveva e che veniva soltanto per chiedere alla Madonna la grazia di morire un quarto d'ora dopo i suoi figli. E io dissi davanti a tutti, guardate il volto di questa donna, guardate che bellezza, lì si vede il volto dell'amore, dell'amore vissuto, dell'amore senza ombre, dell'amore che si spende. Ma questa è Miss Italia, e se noi non sappiamo riconoscere la vera bellezza dalla falsa bellezza, noi ci incanteremo davanti a maschere di bellezza, ma che nascondono dei mostri, come spesso accade. La Madonna è stata salutata dall'angelo Gabriele con queste parole, caire che caritomene, non sappiamo quali parole abbia usato in aramaico, e la Madonna parlava in aramaico evidentemente. San Luca ha tradotto in greco, ma traducendo in italiano significa salve, gioisci, esulta, tu che sei stata riempita di caris. Ma se andate a vedere in greco la parola caris vuol dire bellezza, fascino. Gioisci, tu che sei stata riempita di bellezza, di fascino. E noi cantiamo, tota pulcra es Maria, tutta bella sei o Maria. Cantiamo anche, dell'aurora tu sorgi più bella. Nessuno ha dubbio nel dire Maria era bella, era bellissima, anzi la più bella creatura che si è apparsa sulla faccia della terra. Eppure l'Evangelista Luca, notate, nel racconto dell'Annunciazione non spende una parola per descrivere la bellezza fisica di Maria. Non ci dice aveva i capelli così, il naso così, gli occhi così, nulla. Perché la bellezza di Maria prima di tutto partiva dal di dentro, era bella dentro, era bella nel cuore, era bella nell'anima, una persona senza orgoglio, senza egoismo, ci può essere una persona più bella? E questa è la vera bellezza. Noi oggi invece abbiamo ridotto la bellezza, l'epoca materialista, su da ciò che appare, ciò che appare, e prendiamo degli abbagli spaventosi. Io ricordo un altro episodio, permettetemi di dirvelo così confidenzialmente, ero in un viaggio, un pellegrinaggio a Lourdes. Ricordo che durante il viaggio una donna, una mamma, originaria di Salerno, eravamo in agosto e cantava sempre canzoni napoletane, per cui mi sembrava un po' fuori tema, ecco, indubbiamente. Mi avvicinai a questa donna e dissi, ma perché signora canta sempre canzoni napoletane di Natale, scusa, di Natale? E la signora mi fa, vede mio figlio è cieco, vuole soltanto sentire canti di Natale. E questa donna, in continuazione, e si addormentava soltanto quando cantava Tu scendi alle stelle, ma nella lingua loro, napoletana, insomma, che è un po' tutta diversa, anche altri canti natalizi. Ed era un incanto vedere questa donna e questo ragazzo si addormentava. Arrivati a Lourdes, io faccio il saluto nella prateria, al di là del Gave, il momento di raccoglimento, d'inizio del pellegrinaggio, e mi accorgo che questa donna si era addormentata. E si era addormentata appoggiando la testa alla testa del figlio. Ed era un incanto vedere queste due teste che sorreggevano a vicenda. Io parlavo al microfono, abbassai la voce e dissi,
non voglio svegliare questo incanto, guardate. Mi permisi di dire davanti alla grotta della Madonna, lì è apparsa la donna più bella di tutta la storia, ma questa mamma è Miss Universo. Guardate la bellezza di questo volto. Una donna che si estenuava nel cantare canti di Natale in agosto per dare un po' di gioia, un po' di pace al suo figlio cieco. Questa è la vera bellezza. Noi oggi invece andiamo dietro a tante false bellezze. Ecco perché il mondo è sbandato. Maria ci insegna qual è la vera bellezza. Una seconda parola, oggi molto diffusa, la parola ricchezza. Pensate che si pubblicano ogni anno le classifiche dei più ricchi del mondo. Io ricordo alcuni anni fa Paul Getty, non so se qualcuno ricorda questo magnate americano che venne sequestrato, al quale tagliarono un lobo dell'orecchio, poi è stato liberato, e lui in un'intervista dichiarò: io posso testimoniare che non c'è nessun rapporto tra la ricchezza e la felicità. Non c'è nessun rapporto. Eppure quanti credono così? Gli ricordo un'intervista di Maria Teresa, una delle ultime interviste che lei ha dato ai giornalisti, e gli posero queste domande: madre, qual è il giorno più bello della sua vita? E lei senza esitazione rispose: oggi. E perché? Perché ancora posso riempirlo di bene. E qual è il segreto della felicità, disse il giornalista? Ah, semplice. Uscire dalla prigione dell'egoismo. Dare. La legge della gioia è dare. Noi invece crediamo che la legge della gioia sia prendere, illusione. Il giornalista allora domandò ancora: madre, ma secondo lei qual è la menzogna più pericolosa che oggi va in circolazione? E lei ancora rispose: glielo dico subito, è questa. Aver convinto tanta gente che il denaro e i divertimenti rendono felici. Non è vero, voi state creando un mondo di infelici. Non è vero, non è questa la strada della felicità. Torniamo a Maria. Maria non aveva niente di quello che noi chiamiamo benessere. Quando la prima volta io andai a Nazareth, ricordo, e mi fermai nella cosiddetta grotta dell'Annunciazione, che è sicuramente una parte della casa di Maria, io rimasi sconvolto e dissi dentro di me, me lo ricordo ancora: ma qui è vissuta la regina del mondo, quella che noi chiamiamo Madonna, che significa mea domina, mia signora. Non aveva niente, ma aveva Dio, che è tutto. Noi possiamo anche vivere in case d'oro. Se manca Dio, siamo poveracci. Un giornalista contemporaneo, Tiziano Tersani, ha scritto: non ci sono dubbi. Negli ultimi secoli abbiamo fatto enormi progressi, ma in un senso solo. Anzi, in tanti sensi siamo andati indietro. E continua: siamo riusciti a volare come gli uccelli, a nuotare sott'acqua come i pesci. Andiamo sulla Luna e mandiamo sonde su Marte. Ora siamo persino capaci di clonare la vita. Eppure, con tutto questo progresso non siamo in pace, né con noi stessi né con il mondo attorno. Mai l'umanità è stata così inquieta come oggi. Sapete che si consumano ogni giorno tonnellate di tranquillanti alla barba della felicità tanto dichiarata? E conclude Tiziano Tersani: anzi, l'uomo non è mai stato tanto povero spiritualmente come da quando è diventato così ricco materialmente. E ricordo un pensatore tedesco, Hans Jonas,
che ha scritto: mi fa paura questa società, che ha raggiunto un altissimo livello tecnico mentre si è quasi spento il livello spirituale. E continua dicendo: è come un autista che ha una macchina velocissima, e più cresce la potenza della macchina e più diminuisce la sapienza dell'autista. Pericolosissimo, pericolosissimo. Maria non è vissuta in mezzo a tutto questo progresso, ma non le è mancato niente, aveva tutto, perché aveva Dio. E proprio perché aveva Dio, Maria aveva una carità che commuove. Due episodi che sono significativi. Pensate all'Annunciazione. Immaginate il momento in cui l'angelo scompare. Dice l'Evangelista Luca: e l'angelo partì da lei. Maria si guarda intorno e vede che la casa era quella di prima. Casa, oggi potremmo dire stalla. Guarda le sue vesti, sono quelle di prima, sono le vesti di una popolana. Però ha dentro di sé un segreto che non può raccontare. Pensate alla situazione psicologica di Maria. Immaginate se fosse uscita e avesse detto: mi è apparso un angelo, ho concepito un figlio, è figlio mio e di Dio. Avrebbero detto: ma sei ammattita. Una notizia che non poteva raccontare. Terribile come situazione. Cosa fa Maria? Va a vivere la carità. Padre Elisabetta, l'angelo aveva detto: non temere, conceperai un figlio, lo darai a luce, lo chiamerai Gesù, sarà grande, chiamato figlio dell'Altissimo, sederà sul trono di Davide suo padre, il suo regno non avrà mai fine. Maria non s'ubriaca di orgoglio, va a servire. Per questo canta il Magnificat. Pensate ancora, Maria alle nozze di Cana, sono tutti a tavola e doveva essere sicuramente una festa simpatica. Allora i matrimoni erano l'occasione, una delle poche occasioni di festa in un villaggio. Gli apostoli sicuramente stavano a tavola con Gesù e gli apostoli dovevano essere uomini anche di buona forchetta, probabilmente come pescatori. Non notano nulla di quello che sta accadendo. Sta per finire il vino. Non immaginate i banchetti di allora come i banchetti di oggi, eh? Il vino era, si può dire, quasi il tutto della festa. Nessuno se ne accorge, soltanto Maria. Perché Maria è abituata a pensare agli altri. È abituata a preoccuparsi degli altri. E si muove subito e va da Gesù, notate, non con arroganza. Maria poteva dire: figlio mio, posso darti anche un ordine, fa subito il miracolo. No, no, Maria non fa così. Sentite che delicatezza. Figlio, non hanno più vino. Come per dire: si sta sciupando la festa. E Gesù risponde alla madre con delle parole che a prima vista ci fanno anche impressione. Madre, donna, che cosa posso fare? Non è ancora giunta la mia ora. Come per dire: stai attenta, questo non è il miracolo vero. Maria non poté capire tutto il senso di queste parole, lo capì dopo. Però sentite che umiltà. Dice ai servi: fate quello che vi dirà. Anzi, in greco, scusate se lo cito, dice: «Oti alleghei min poiesate», che vuol dire: qualsiasi cosa eventualmente vi dice, fatela. Sentite che umiltà, che fiducia. Io penso che nessuno di noi può immaginare la gioia che va nel cuore Maria. Maria era ricca. Oggi abbiamo tanti ricchi, poveracci, perché abbiamo sbagliato la ricchezza, la ricchezza. Terza parola,
la parola successo. Oggi si parla spesso dei VIP, i grandi, l'incontro dei grandi, G8, G9, G20, e G sta per grandi. Ma chi sono i veri grandi? Quando l'angelo entrò nella povera casa di Maria, Maria era una sconosciuta per il mondo di allora. Era una donna senza successo. Quali erano le donne famose in quel momento? Certamente in Palestina e nel Mediterraneo famosa era Cleopatra. Famosa era anche Erodiade, terribile. Famosa era anche Livia Drusilla, la potentissima moglie di Augusto, donne famose. Oggi chi le ricorda? Sono una postilla della storia, nulla di più. Anzi, Erodiade si ricorda soltanto nel Vangelo e a motivo del Vangelo. Scomparse. Maria, invece, è benedetta da tutte le generazioni. E non trovate un angolo della terra in cui non sia invocato il suo nome. Quanta gente che oggi riempie gli schermi televisivi, riceve applausi, quanti spariranno? In giro di poco tempo, sapete, spariranno. Io vivo lì a San Pietro, ogni tanto mi domando, 2000 anni fa, dove noi stiamo lì a San Pietro, dominava Nerone. Pronunciare il nome di Nerone doveva fare impressione, perché aveva un potere impressionante. Pensate, è diventato imperatore a 17 anni. Per alcuni anni fece benissimo, perché si faceva guidare da Seneca. Poi ha preso la malattia peggiore che esista, si è ammalato di orgoglio. Ha fatto pazzie, pazzie di ogni genere. Morto a 31 anni, suicida. C'è più niente di Nerone. E invece la tomba di un povero pescatore, perché Pietro era un povero pescatore. Quella tomba è diventata una calamita che attira il mondo. Perché? Perché Pietro si è aggrappato a Gesù. Come Maria si è aggrappata a Gesù. Aggrappiamoci al Signore anche noi. Non ci lasciamo ingannare dalle sirene televisive o meno. L'unica roccia è il Signore. C'è un salmo, il Salmo 37, che è bellissimo, è uno dei salmi che più mi piace e lo leggo spessissimo. Vi dico alcune parole, leggetelo tutto quando avete tempo, perché è un salmo bellissimo. Comincia così. Non adirarti contro gli empi, non invidiare i malfattori, e può accadere. Il salmista, uomo di Dio, come fieno presto appassiranno, cadranno come l'erba del prato. E il salmo conclude: ho visto l'empio, trionfante, ergersi come un cedro rigoglioso. Sono passato e più non c'era. L'ho cercato e più non si è trovato. La storia di ogni giorno ci conferma la verità di queste parole del Salmo. Ma la storia di Maria lo grida in maniera unica. La creatura piccola come Maria, cresciuta in un villaggio insignificante, oggi è la donna più grande di tutta la storia. Si è aggrappata a Gesù. Ecco il successo della vita. Uno può avere successo in tante maniere, in tanti aspetti della vita, ma se fallisce nella fede, fallisce in tutto. Perché il resto non varca la soglia del cimitero. Quarta parola. La parola libertà. Quanto è usata anche questa parola oggi. E quanto equivoco intorno a questa parola, quanto equivoco. Molto spesso dietro la parola libertà si cela il capriccio.
l'egoismo, molto spesso il fango. Vi racconto un episodio che ho vissuto proprio lì nella Basilica di San Pietro, l'anno scorso, nell'estate. Viene, dopo la messa serale, un vigile urbano, viene in sacrestia, mi segue e mi dice: padre, ho bisogno di sfogarmi. Andiamo a una piccola saletta dietro la sacrestia. Pensavo che avesse avuto qualche problema in famiglia, può accadere, no? Ci sediamo, mi dica pure. Sente, le devo raccontare cosa mi è successo stamane. Cos'è successo? C'ero di servizio a Piazza Risorgimento. Servizio di notte. Alle 4 del mattino arriva un gruppo di giovani che gridano, schiamazzano, disturbano. Io come vigile intervengo dicendo: ma sono le 4 del mattino, c'è gente che ha lavorato tutta la settimana, vuol dormire magari un'ora in più, abbiate un po' di rispetto, non c'è bisogno di gridare in questa maniera. Rispondono in malo modo. Il vigile non si fa spaventare. Guardate, sono un pubblico ufficiale, li posso denunciare. E soprattutto prende una ragazza, mi dice lui, bellissima fisicamente, ma interiormente un mostro. E dice a questa ragazza: ma ti pare giusto vivere così? Lei: certo. Ma come certo? Rifletti un pochettino. Tu cosa lasci dietro di te? Cosa lasci? Sentite la risposta agghiacciante. Io non voglio lasciare niente. Io prendo dalla vita. Il vigile inorridito. Ma questo è egoismo. Certo, gli fa lei. E io sono libera di fare quello che voglio. Il vigile, un uomo buono, saggio, lo conosco. Libera, tu sei schiava. E aggiunge: ma la tua mamma, non ti dice niente. Dov'è la tua mamma? Ecco il suo compagno. E tuo padre? Con la compagna. Vedo ancora il vigile che si fa il segno della croce e mi dice: padre, questa ragazza mi fa pena, ma quelli che verranno dopo mi fanno orrore. Attenti a quale futuro stiamo preparando. Chi combatte la famiglia combatte la gioia di vivere. Combatte l'equilibrio della vita. Sapeste quanti giovani feriti io vedo e incontro? Feriti, letteralmente feriti. La parola libertà. Voglio dirvi anche un'altra cosa, un altro episodio di quando era a Loreto. Un quarantenne che conoscevo bene abbandona la moglie per accompagnarsi con la sua segretaria. Aveva una piccola industria, anche abbastanza fiorente. Ci si monta la testa. La figlia maggiore, in un momento di disperazione, prende il motorino e si lancia contro un albero, si schianta. Per grazia di Dio non muore. Io vado a trovarla in ospedale e in ospedale incontro anche il padre. Mi permetto di dire: senti, almeno questo fatto, ti farà riflettere. Risposta: e perché? Il torto è di mia figlia. Non ha capito niente la figlia, ci pensate? Lei non c'entra nulla con la mia storia. Come sei tuo padre? Sei suo padre, c'entra nulla. Io ho semplicemente riconquistato la mia libertà. Ecco la grande menzogna. Questa non è libertà. Sapete perché Maria è la donna più libera? Perché ha detto: io sono la serva. Paradossale. Del Signore. E Dio è l'unico padrone che non rende schiavi. Dio è l'unico padrone che rende liberi. Perché dà senso alla libertà, ci fa capire a che serve la libertà. Che ci faccio con la libertà se la uso male?
Che ci faccio con le mani se le uso per rubare? Che ci faccio con le mani se le uso per sparare? Non sono libero. Dio mi dà il senso della vita e quindi Dio dà contenuto alla mia libertà. Eccomi, sono la serva del Signore. Questo è il monumento della libertà di Maria. Ultima parola, la parola felicità. Anche questa è una parola molto, molto usata. Abusata, potremmo dire. Julien Green, uno scrittore del secolo scorso, morto in avanzata età, un uomo che ha avuto un cammino faticoso nella conversione, nel suo diario, che è un libro enorme, ma che si legge con molto gusto, Julien Green scrive: se volete sapere dove non abita la felicità, frequentate i luoghi di divertimento. Lì troverete qualche briciola di piacere, ma di felicità neppure l'ombra. Eppure quanta gente pensa di trovare lì la felicità. Poveri illusi. Ditelo ai vostri figli. Non abita lì. Non abita lì. E Luigi Santucci, uno scrittore contemporaneo, che ha scritto una bella vita di Gesù, intitolata «Volete andarvene anche voi?» Una bellissima vita, che si legge veramente e fa bene all'anima. Santucci ha scritto: «I gaudenti di questo mondo, i frequentatori degli ambienti a luci rosse, dei rave party e così via, adesso ci sono tutte le specie, sappiano che noi credenti evitiamo le loro orge non tanto perché abbiamo paura dell'inferno, quanto perché ad essere puliti, limpidi, onesti, generosi, fedeli, si gode immensamente di più». Quanto è bella la bontà, quanto è bella l'onestà, com'è bello la sera andare a letto dicendo: non ho fatto del male a nessuno, anzi ho cercato di fare del bene. E quando, penso a un'esperienza che avete fatto tutti, quando fate un'opera buona, quando aiutate qualcuno, non sentite dentro qualche cosa di diverso? Cos'è? Sono briciole di paradiso che c'entrano dentro. È facendo il bene che si è contenti. Il 22 maggio del 1997 io incontrai per l'ultima volta Maria Teresa di Calcutta, morì poi il 5 settembre successivo. Io ricordo la incontrai sulla via Caserina 222, dove ancora c'è la casa delle suore di Maria Teresa. E ricordo che la madre già stava male. Quando mi strinse la mano, sentì che la mano era debole. E lei generalmente aveva una grande forza nella mano, appunto tale quando mi stringeva la mano mi faceva male. Eppure quella volta sentii tanta debolezza e disse alla madre: madre, come sta? E lei mi disse: un giorno o l'altro potresti sentir dire che mi è schiantato il cuore. E, madre, ma che è peggiorata? No, non mi hai capito. Mi spieghi? Mi potrebbe schiantare il cuore per troppa contentezza. Io la guardai. Aveva un golfetto che era più rammendi che lana. Aveva un sari che aveste preso e buttato nel cassonetto. Un paio di sandali, io lo sapevo, che portava da 18 anni, aggiustandoli e riaggiustandoli. Mi potrebbe schiantare il cuore per troppa contentezza. Quando Maria ha cantato il Magnificat, non aveva niente. Sulla porta della casa di Elisabetta, sicuramente Maria è arrivata stanca. Non è andata in Mercedes. Dio non ha risparmiato le fatiche a Maria. Eppure Maria, sulla casa di Elisabetta, ha detto: Elisabetta, l'anima mia magnifica, cioè riconosce la grandezza del Signore.
e il mio spirito esulta, anzi la parola è scoppia di gioia, a motivo di Dio mio Salvatore. E sai perché? Maria ha detto il perché. Non perché la mia casa è diventata una villa, non perché le mie vesti sono diventate di lusso, non perché abbiano messo gli anelli ai diti, no, non c'ho niente Elisabetta. Scoppio di gioia a motivo di Dio, perché ha posato lo sguardo sulla piccolezza della sua serva. Dio sta dalla parte degli umili, Elisabetta. Dio sta dalla parte dei piccoli. Dio sta dalla parte degli onesti. Dio sta dalla parte dei puri. Dio sta dalla parte dei misericordiosi. Elisabetta, questi sono i vincitori della storia. Questo voleva dire Maria. Tant'è vero che aggiunge, cara Elisabetta, Dio ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore. Se fossimo stati lì, avremmo potuto dire a Maria, Maria, hai detto una cosa troppo grossa? Attenta che Erode ti farà soffrire, attenta che Augusto a Roma comanda. No, Maria. Maria è sicura. Dio disperdi i superbi nei pensieri del loro cuore, rovescia i potenti dai troni e innalza gli umili. Manda i ricchi a mani vuote e i poveri, che sono gli umili, li ricolma dei suoi beni. Amici miei, in queste scelte si decide il senso della vita e l'orientamento di tutta la vita. Termino. Negli ultimi giorni della vita di Papa Giovanni Paolo II ho avuto una grazia che sicuramente non meritavo, di stargli accanto. Io ricordo che il 30 marzo, che era l'ultimo mercoledì della sua vita, Giovanni Paolo II, quando si è svegliato al mattino, questo l'ho saputo dal segretario, subito ha detto, e non parlava più, parlava con voce afona, oggi è mercoledì. E tutti che hanno capito il senso di questa esclamazione si sono chiesti cosa vuol fare, che si vuole alzare. Era moribondo. Dopo mezz'ora, oggi è mercoledì. Chiamano il medico, dottor Buzzonetti, lo convinca, non si può alzare. Alle 10. E Giovanni Paolo II era un carattere forte, alle 10 esclama, mi alzo. Padre Santo, non è possibile. Mi alzo perché la gente viene e io non voglio deluderla. Ma ci pensate, stai per morire, almeno ora pensa a te. No, non voglio deluderla. Ecco il segreto della gioia. Era il 30 marzo. Io l'ho visto il 1 aprile l'ultima volta, è morto il 2 aprile. Ricordo ancora quando sono entrato nella sua stanza, il Papa era adagiato su dei cuscini, respirava con fatica, un medico insufflava ossigeno con uno strumento, il Papa aveva continui sussulti, gli occhi chiusi, e sento un sacerdote seduto lì che legge in polacco, io non capisco cosa, domanda al segretario, ma che sta a leggere? Sta leggendo la vita di Gesù, la passione di Gesù, perché il Papa vuol morire mentre gli si legge il racconto della morte del Signore, va a morire immerso nella sua morte, mi commosse. Però aveva gli occhi chiusi, io non mi azzardavo a dir nulla. Il segretario scosse la spalla del Papa, il Papa apre gli occhi, mi vede, Padre Santo, mi dia la sua benedizione, lei mi ha chiamato qui. Alza la mano, la vedo ancora, e cade. Alza la mano e cade. Una mano gonfia, ormai i regni non funzionavano più. Allora dico, Padre Santo, la benedizione è già uscita dal cuore. A me basta così. Nel frattempo si volta. Io ancora vedo quegli occhi. Due occhi che sembravano due finestre aperte sul paradiso. Due occhi felici. Io ancora li vedo davanti quegli occhi che mi guardano. Mentre ritornavo a casa, ritornavo nel mio ufficio, mi chiedevo, ma perché era così felice? Sicuramente perché sapeva che andava dal Signore, che è lo scopo della vita, è l'incontro con il Signore. Quello è successo. Ma c'era anche un altro motivo. Era convinto e consapevole di aver dato tutto. La gente viene, io non voglio deluderla. Vedo ancora quella benedizione dalla finestra, il Papa che non riesce a dire una parola, alza la mano, traccia un segno di croce, io ero in piazza, me lo ricordo, sentì soltanto una parola, Amen, alla fine, basta.
L'ultima parola che ha detto, che vuol dire credo. Amen, vuol dire credo. Gli occhi felici, perché aveva dato tutto. Pensate come si muore oggi. Andate negli ospedali. Ritorniamo alla fede. Dicevo all'inizio, viviamo in una società di chiari segni di sbandamento, una società che ha perso la strada giusta. Credetemi, l'unico vero tesoro della vita è la fede. Non ringrazieremo mai il Signore a sufficienza per il dono della fede. Vorrei insieme a voi stasera, a conclusione, dire il Padre nostro insieme, ringraziando Dio perché siamo credenti, perché siamo stati raggiunti da un raggio di luce, per pura grazia, per puro dono, per pura misericordia, io per primo. Insieme diciamo il Padre nostro per voi, per noi, ma soprattutto per le generazioni che verranno dietro di noi e dopo di noi, che camminino nella via della luce, perché altrimenti saranno paurosamente infelici. Sia lodato Gesù Cristo. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Il Signore sia con voi. Il Signore vi benedica e vi protegga. Faccia risplendere il suo volto su di voi e vi doni la sua misericordia. Rivolga su di voi il suo sguardo e vi doni la sua pace. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Vi saluto con tanto affetto, vi ringrazio e vi auguro buon ritorno a casa e buonanotte.